Ciao, oggi voglio rispondere ad una delle domande più frequenti che ricevo dai nostri pazienti che devono sottoporsi a delle sedute di riabilitazione con onde d'urto, in quanto gli è stato detto da parenti, amici o conoscenti che questo tipo di terapia è effettivamente molto dolorosa. Bene, la risposta è sì, sono molto dolorose. Le onde d'urto sono una terapia fisica che è presente già dagli anni 90 negli Stati Uniti e in Italia in campo urologico per trattare la calcolosi renale e effettivamente da soltanto qualche anno è arrivata negli studi fisioterapici per il trattamento di tutte quelle che sono le problematiche di tipo tendineo, per le calcificazioni e spesso per problematiche a livello del piede come nella tallonite, nella fascite plantare. E sono una terapia effettivamente che, a differenza di tante altre, ha alla base tantissimi studi scientifici che ne certificano l'efficacia e la rendono appunto un gold standard. In questo video quindi ti mostrerò come le onde d'urto vengono eseguite e come effettivamente diciamo, il problema del dolore potrebbe non essere così importante. Aspetta, però, prima di continuare, ti invito ad iscriverti al nostro canale ed attivare le notifiche per non perdere tutti i video che ho preparato per te. Probabilmente, se stai seguendo questo video, hai già avuto una prescrizione di onde d'urto da parte di un medico che ti ha già visitato e ha constatato che hai un problema, ad esempio, a livello del piede, e quindi stai cercando delle informazioni su questo tipo di terapia. Purtroppo ti avranno anche detto che questa terapia è effettivamente molto dolorosa, ma vediamo adesso perché è così dolorosa e rispondiamo a quelle che sono le domande più frequenti. Dopo essermi sottoposto a questo tipo di terapia appunto molto dolorosa, potrò tornare a casa e quindi potrò camminare subito? Il dolore che viene provocato durante il trattamento con onde d'urto è legato al fatto che all'interno della pistola c'è un proiettile che viene sparato contro una superficie metallica ad una certa potenza espressa in bar, che determina un'onda di impatto direttamente sul tessuto, creando una cosiddetta cavitazione. Ora, questa cavitazione che andiamo ad eseguire con le onde d'urto, è quella terapeutica. E la cosa positiva è che il dolore che percepirai durante il trattamento potrebbe essere soltanto momentaneo, nel senso che al termine del trattamento sentirai probabilmente, che il piede farà molto meno male e non ci saranno delle ripercussioni nell'immediato. Chiaramente, dovrà essere dosata da parte del terapista la forza dell'impatto sul nostro corpo e quindi una comunicazione con il terapista è assolutamente importante. La seconda domanda che mi viene posta più spesso è: ma se fanno così male non possiamo anestetizzare la zona del tallone? La risposta è no, non si può fare questa cosa, in quanto il dolore è anch'esso molto importante per guidare il terapista e a colpire la zona che effettivamente è quella responsabile del dolore. Dovrai essere anche tu stesso ad essere il più onesto possibile, senza barare, ad indicare il punto dove ti fa più male, che il terapista dovrà prima palpare e successivamente dovrà andare a colpire con le onde d'urto. Quindi maggiore saremo precisi e magari anche meno sedute dovremmo fare. Quindi cerca di non barare. Ma il trattamento deve fare così male per forza? La risposta è deve far male, ma non è detto che debba far male così tanto. Nella mia esperienza all'interno del nostro studio eseguiamo davvero centinaia di trattamenti ogni settimana con questo tipo di tecnica e tecnologia e devo dire che nei casi in cui il tallone, ad esempio, o la zona da trattare è particolarmente dolente, eseguiamo dapprima diciamo, un protocollo con delle sedute in cui diminuiamo quella che è la potenza di impatto sul tessuto, quindi diminuiamo anche l'effetto di cavitazione, ma aiutiamo quindi il paziente ad abituarsi un pochino allo stress che andiamo a dare. Chiaramente questo tipo di approccio potrebbe far aumentare il numero di sedute per raggiungere un effetto terapeutico, ma qualora il dolore è effettivamente insopportabile da parte del paziente e essendo chiari sin dall'inizio che magari potrebbero volerci qualche seduta in più per raggiungere l'effetto terapeutico, direi che non ci sono problemi, nel senso si fa qualche seduta in più, ma si raggiunge comunque l'effetto terapeutico. L'importante però è quello di dosare, quindi avere un giusto rapporto tra cavitazione e dolore. Un po' deve far male, non ci sono altre soluzioni purtroppo.
Ma quante sedute saranno necessarie per raggiungere un effetto terapeutico con le onde d'urto? Bene, la risposta è dipende. Purtroppo non esiste un numero preciso. A volte troverai delle prescrizioni da parte del medico con numero di 3 sedute, 5 sedute. Ecco, questi sono numeri che vengono utilizzati per parlare di media di risultati e di trattamenti. A volte potrebbero volerci meno sedute, a volte potrebbero volercene anche di più. Dipende anche dal tessuto, dalla problematica e soprattutto dipende anche da un'altra cosa, nel senso che il trattamento con le onde d'urto colpisce il tessuto che in questo momento è infiammato, ma se ci sono degli altri distretti che sono in disfunzione o ci sono delle strutture muscolari, come ad esempio a livello del polpaccio quando parliamo di talloniti, effettivamente le onde d'urto possono aiutare moltissimo, ma non danno un risultato definitivo. Per cui sarà molto importante magari associare anche della terapia manuale a livello dei tessuti molli, quindi a livello della muscolatura, di eseguire dei trattamenti di tipo osteopatico a livello della caviglia, del ginocchio, anche del bacino e della colonna, per andare a riequilibrare un pochettino tutta quella che è la disfunzione dell'arto inferiore e aiutare quindi il processo di guarigione che viene attivato grazie alle onde d'urto. In questo senso potrebbe aiutarci anche il laser neodimio YAG che associato alle onde d'urto ci dà tantissime soddisfazioni, proprio perché ha un effetto anch'esso biostimolante e aiuta molto a ridurre l'edema direttamente sulla zona. Diciamo quindi che le onde d'urto sono un ottimo strumento per la risoluzione del problema, ma non sono l'unico strumento. Se associato ad altri trattamenti possono raggiungere davvero grossissimi risultati. Bene, se ci sono domande mi farà davvero piacere rispondere qui sotto nei commenti. E se non l'hai fatto, metti like a questo video. Io ti aspetto al prossimo. Ciao!